Ciao a tutti i pessari di tutto, diciamo, il globo. Benvenuti sul canale PG Passione Games. Un giovedì di PES in forte ritardo rispetto a quella che è la programmazione solita del canale. Anche se oggettivamente gli ultimi, sia la settimana che verrà che il giovedì di PES, prima delle 7:30 di sera, cioè 9:30, scusate, non riesco a postarle. E vabbè, comunque, quindi praticamente una puntata in cui sostanzialmente già tutto sapete e magari con me qualche cosettina di diverso, magari boh, nel mio piccolo cercherò di darvelo. Intanto, primissima informazione per tutti i pessari notturni, la morsura settimanale del giovedì, questa è una informativa che ovviamente appena accendete e entrate all'interno del gioco vi danno, e quindi l'avete sicuramente vista, però tutti i pessari notturni, ovvero quelli che giocano dalle 2 di notte alle 8, quindi i giovedì verrà fatto la manutenzione, quindi con il MacLab troverete, in generale l'online troverete una difficoltà, tanto il mio canino mi sta avvisando che oggi tempo, ve lo porto, vediamo dov'è ora, no, se... è qui, ve lo cerco di prenderlo e ve lo porto in video. Eccolo il mio canino. Quindi il mio canino Mimi con me per questo video, per questo punto giovedì di PES. Andiamo avanti e vediamo un attimino. Tanto vuol scendere, so si fa male. Ciao Mimi, e capuino si faceva male. Avete visto anche chi è che praticamente fa casino quando faccio i video e qualche live, ma anche live sinceramente no, si azzittisce. Bene, ok, quindi tutti i giovedì ragazzi dalle 2 di notte alle 8, vi dovete rassegnare, online ce l'avete. Allora, qui intanto scopriamo già, tanto guardo dove è andato il canino, cioè. Allora, dicevo che la settimana prossima c'è le due squadre, lo Shark e il Bayern di Monaco come squadre di evidenza, e poi troviamo, e quindi ovviamente ci sarà il derby tedesco, Schalke e Bayern di Monaco, che potrebbero essere le potenziali squadre da scegliere nel My Club. Altrimenti abbiamo sostanzialmente altre squadre. Sto guardando la squadra che mi interessa, non c'è la Juventus, ma c'è Barcellona in trasferta, quindi potremmo scegliere il Barcellona, quindi la squadra di trasferta il lunedì per sfruttare al massimo i giocatori che abbiamo. Comunque, tanto vedete, sto usando oggi, lo sto provando, mettendola nel pad, anche la cuffietta dell'iPhone, e fa sempre la sua, ovviamente con il filo, non c'ho quelle, fa sempre la sua sporca figura e funziona molto bene, anche se l'audio è molto alto e lo dovrei un po' abbassare. Andiamo avanti. Ringrazio per il segno continuo. Sì, va bene. Sempre le solite cose. Oggi qualche giro lo facciamo perché ci sono gli Icon Moment del Barcellona. E c'è un giocatore in particolare che vorrei prendere, ma sto zitto perché tutte le volte che lo dico poi non entra mai. Andiamoci a vedere un po' tutto il mondo del My Club. Entriamoci questo giovedì. Tanto mentre carica, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale. Siamo vicinissimi ai 500. Quindi con 2 settimane di ritardo rispetto a quello che avevo prospettato, cioè, o meglio, che vi avevo chiesto, siamo quasi a 500 iscritti. Se non sbaglio, se non si è cancellato nessuno, perché c'è un andirivieni, chi viene, chi entra, chi esce, eravamo fino a, boh, stamani, non so, poi sono riuscito col telefonino a vedere, eravamo a 499 iscritti. Manca uno, ragazzi. Via, pigiate e arriviamoci. Allora, giocatori in forma, c'è Mbappé, quindi Mbappé va fatto giocare. Detto sì. Messi, Lewandowski è sceso da Abbi. Griezmann, quindi Kimmich è fortissimo, ragazzi. Poi abbiamo Ilicic, Handanovic è B. Di Maria in B, vediamo un po'. Brozovic non ce l'abbiamo, il biondo. Škriniar ce l'abbiamo in B, ok. Mauro Icardi, ragazzi, esiste sempre. E va bene, Dembélé, Mbappé non ce l'abbiamo, Bonucci non ce l'abbiamo, e poi via via altri giocatori. Allora, vediamo un po'. Ok,
Ok, giocatore di saldo, ecco perché Mappé, noi abbiamo diciamo la carta superiore a 95 se non sbaglio, quindi non so se l'abbiamo maxato, non me lo ricordo. Poi questi sono due giocatori potenzialmente recuperabili con il giro di monetine, però noi non ci dedicheremo a questo, ma anche Mancini, che è molto, che è da Roma, molto forte, comunque poi lo vedremo. Juventus, viaggi sono per passare da una squadra all'altra, una lì. La giornata è venuta, ok, va bene, sì, per ora noi stiamo giocando con l'impostazione. 300 punti, piano piano, come le formichine, si cerca di arrivare, il mio obiettivo è di arrivare a un punteggio tale, 14.000, si è giocato male questa volta, sei retrocesso in divisione 4, sì, lo so, perché ho giocato molto male, pochi punti, poche partite, diverse sconfitte, questa volta... Rispetto alla volta precedente che rimasi un po' deluso, questa volta è vero, ho fatto una brutta settimana. Poche partite e quelle poche sono sceso di diversi punti rispetto al mio comunque migliore standard rispetto all'anno precedente. Io mi attesto intorno ai 600, dai 500 ai 600, quindi non sono né un fenomeno, ma lo sapevate, no? Altrimenti non fondavo il gruppo PES per player ormai. Ma non mi ritengo neanche una pippa, io gioco. Il problema è, e questo è un appunto, poi si continuerà con diciamo con l'analisi del giovedì di PES. L'appunto che voglio fare è che tutti gli avversari incontrati, la maggior parte degli avversari che ho incontrato, avevano delle connessioni farlocche, però attenzione, connessioni farlocche a loro favore. Cioè, quando avevano palla in attacco a loro, tutto liscio. Quando attaccavo io, si bloccava, andava a scatti e quindi perdevo il tocco. E poi, ragazzi, non è possibile vedere giocare gente che ha anche 700, 800, perché io quando faccio diciamo, la classificata, tolgo le limitazioni, perché voglio giocare con gente più forte, perché solo così si impara. Ma non è possibile vedere... Uno che è a 800, 900, mi sembra il più alto fosse 900, giocare con Lanciulù come Mapeo per la punta e poi quando è in vantaggio uno più debole come sono io fare Melina. Non è possibile, non è possibile. Melina, portiere, centrocampo, portiere. Mi snerva, ragazzi, giocate, giocate. I punteggi servono solo per delle statistiche. Il bello del gioco, se no non è un gioco, diventa un... Quindi questo è un appunto che faccio. Andiamo avanti. Anzi, cominciamo la puntata. Allora, quindi prendiamoci tutto quei troiai, scusate il termine, che ho preso. C'è un po' di roba, faremo un po' di giri, però... è ritornato il canile, ragazzi. Allora ti piace. Allora ti piace. Allora ti piace, Mimi. Ragazzi, datemi un'osservazione al mio canino. Allora, contro agenti, eccoci qui, via, andiamo sull'agente. Agente speciale, abbiamo ancora una volta sempre il premio agente, che ormai mi sembra per 6 mesi ci abbiamo questo pescaggio, una volta al mese, non me lo ricordo comunque. Poi ci sono questi, per 6 giorni, gli Commoner del Barcellona, e poi abbiamo il Worldwide il 14 gennaio, e poi ho 3 volte il Silver e una volta il Ball. Ragazzi, sapete che... Se non sbaglio, che anche oggi, e se non sbaglio fino a lunedì, praticamente ogni pescata, che sia col giro di monetine oppure con il riscatto dei premi Silver o Gold, o nel caso anche mio specifico, il premio agente, abbiamo, a seconda di cosa viene fuori, ma un po' casuale se non sbaglio, abbiamo come premio un agente di ESP. Quindi praticamente possiamo maxare i giocatori che abbiamo. Io l'ho speso un po' tutti, l'ho dati a diversi, a Busquets se non sbaglio, ma poi lo vedremo, magari faremo anche un video dedicato. Allora andiamoci a vedere i premi agente, io ve lo lascio, anzi lo becco subito, tanto sono sempre solito, è inutile ragionarci sopra, perché poi comincia a essere un po' ripetitivo, ragazzi, da settembre poi la zuppa è sempre quella, dovrebbero magari fare qualcosa di nuovo. Io... Sarei più propenso. Comunque, palla diamo, ragazzi. Grande. Affandomo, per non dire un'altra parolaccia. Giocatore della Champions League AFC, quindi incontrista.
colombiano del Hilab. Vabbè, ciao. Cos'è questo? Vediamo se. Cos'è? Ovviamente tre giocatori. Ragazzi, Ito lo voglio vedere. Ito lo voglio vedere. Ito gioca come esterno. C'ha velocità 88, poi accensione 89, resistenza, poi come difensivo non è un difensore, controllo palla, ragazzi, ma questi sono giocatori, prendiamoli tutti, dai. Vai, benvenuti in squadra. Abilità gestionale, allora ho detto una bischierata, non c'è più, accidenti a me perché. Allora, i giocatori del Barca, via, li con moment, 20%, 30, 50, ovviamente i giri che prenderò io saranno in prevalenza 50. Allora, c'è il buon Leo Messi, Puyol, Xavi, Iniesta. Ora io, e poi c'è a girare Ten Stenger, Busquets, che ce l'abbiamo di già, Griezmann, che sono tutte le carte normali. Andiamoci a vedere questi ragazzi, dettagli. Allora, abbiamo Puyol, che è velocità, non è velocissimo, ma non è il suo, ovviamente, è un incontrista, ma ovviamente velocità non è il suo, come si dice, il suo forte. Accelerazione 82, poi c'è un contatto fisico di base, quindi parte da 91 e arriva, se non sbaglio, a 96. L'ho guardato sulle varie, diciamo, statistiche su Psab, che vi invito, se tante volte volete vedere il confronto tra i giocatori oppure il livello di un giocatore che può arrivare, e andare a vedere, che è un'applicazione che vai telefonino, lo potete trovare. Dicevo, aggressività 98 di base, arriva a 99, completo difensivo 91, recupero palla 2, è un difensore che mi piace tantissimo. Tanto è vero che tutte le volte che lo becco, io non riesco a fare praticamente niente. Vediamo un po' nel nostro stile, non c'è scritto perché non l'ho ancora preso. Poi Xavi, vediamo un po' anche lui, è tra le linee, è un centrocampista, potrebbe far comodo. Velocità quasi niente, resistenza 83, accelerazione 83, comportamento difensivo lui più, però è tra le linee, però non ha molto come comportamento, controllo palla 96, dribbling, possesso stretto, la fase di rotazione ha dato alto, quindi è un giocatore che gioca anche come mediano, però non ha le caratteristiche di un, anche aggressività non è molto. E poi abbiamo Iniesta, e anche lui è un giocatore chiave. Sempre centrocampista, potenza del tiro, 82 resistenza, controllo corpo 94, aggressività non molto, però è più un attacco lui, vedi? 96, sono due giocatori più d'attacco. E poi quest'altri, questa era già vista all'inizio, 81,8, 18 e 2, solite percentuali ridicole. Mbappé, Ilicic come seconda punta, secondo me molto forte. Vediamo un po' le caratteristiche. Non è velocissimo, non ha resistenza. Cash allora. però d'attacco, controllo palla. Sì. Ma noi in quel reparto siamo. Poi c'è Deni, pareio. Ma tanto non si gira, ragazzi. Ve lo dico già, non si gira, quindi. Ok. Stile di gioco, aspetta, ma non è un tiratore. Questo 68 va lentissimo, ragazzi. Mamma mia. Un MT di, ecco lui si sì. Sviluppo, lui è forte, eh? De Baca, De Bacchelona, si sì, molto forte. Brozovic, un altro giocatore onnipresente, resistenza arriva a 90, velocità niente, ma non sono, però c'è anche un problema difensivo. Questo ovviamente rispetto agli altri è più. E poi c'è questa punta che non la guardo nemmeno, difensore, incontrista, un altro incontrista. Però non ha tanta resistenza. E poi c'è quest'altro, cioè puntale extra, lui è molto forte, Mancini, però non ha gli over molto alti. E poi c'è, questo c'è un nome che è del Brest. Vabbè, noi di portiere. E poi abbiamo Danilo della Juventus, è strano che l'hanno messa palla oro, può giocare a destra tranquillamente. Va bene. E poi questa. Allora, io direi di fare, scusate, i tre giri e poi si va a fare i giri nostri. Magari se ne fa uno e uno e poi dopo si vanno a fare i giri quelli seri, che tanti gli altri li posso fare
anche per conto mio. Ah, un giocatore della Juventus che è Bentancur, un centrocampista. Ma non è malaccio. È una palla color oro. Vediamo un po', vediamo un po' le caratteristiche. Non è male, anche perché diciamo che giochiamo. Lui è onnipresente, velocità ovviamente nel suo, però resistenza 84, comportamento difensivo e recupero palla molto buono. Potrebbe essere un centrocampo quando giochiamo con la Juventus, dove mettiamo Rabiot, Bentancur, diciamo anche Ramsey, quindi magari potrebbe essere un centrocampo tutto juventino. Va bene, benvenuto Bentancur. Sto ragionando lì per me, aumento di familiarità. Poi, allora, dicevo, questi me le giro per conto mio, non vi sto a farvele vedere a voi. E andiamo a provarli, dai. Andiamo a fare qualche giro con loro. Vedete cosa ci viene fuori, qualche troiaio. Sicuramente. No, hai che cuore. Chi sarà? Uno dei tre, uno dei tre. Chi sarà? È dalla scarpa, bravo, no. È Iniesta. Iniesta. Iniesta, che se non sbaglio Iniesta è quello che ha aiutato, cos'è? Giocatore chiave. Vediamo un po'. Iniesta, benvenuto. Con la maglia di Juventus è un po' senso, comunque vediamo un po'. Allora riguardiamolo. 91, l'uscita niente, resistenza buona, non, è, non ha un comportamento molto di, difensivo, è più d'attacco. Potrebbe essere il giocatore alternativa nel mio team. Per chi segue il canale, magari a Lampard potrebbe essere il giocatore, anche se non hanno lo stesso stile, però vedete, ha più, diciamo, caratteristiche dell'attacco che non in difesa. E quindi, va bene, benvenuto comunque, ragazzo. Ora ovviamente si è fatto un giro, poi i dati verranno troiai, ve lo dico. Per forza, mi sembra già bello e visto. Anche perché lunedì non ci sono squadre che mi interessano, nel Bayern. E quindi magari quello che dovevo spendere lunedì lo potrei spendere. Tanto vediamo. Oh, una palla nera. Guarda là. Chi è? Un'altra volta. Chi è? Leclerc. Un'altra volta. Leclerc. Ce l'abbiamo di già. Vabbè, però lo maxiamo. Lui è uno sviluppo. Va bene. Vediamo un po'. No, no, che blocca. Voglio vedere i dettagli. Difensivo 89, sì, sì, va bene, tutto aumento di priorità, non ci ha dato nemmeno un recupero, ma perché forse ora io non sto molto dietro a certe cose. Vai, confermi, sì, vabbè, confermo, cosa c'è? Dio, ci ha avvisato delle connessioni. Ci stava pensando. Vedi, ora vengo, ora ti do un bel. Invece, vedi, dopo due è logico che la terza dell'Arsenal, una pippa. Un giocatore dell'Arsenal che holding, braccia pippa. Poi magari è un fenomeno. Dettagli. Allora, no, insomma, velocità niente, vado più forte io. Ho cantato fisico, potenza del tiro niente, difensivo. Ragazzi, quando si vuole provare, e proverò su MyClub, tanto, giocare con le palle bianche, innanzitutto se vinci hai più alto il punteggio, dice, hai scoperto la bua dell'onca. No, è vero, se tu giochi, io gioco sempre con, perché sono un player molto modesto, c'è forte rischio che se io gioco con le palle bianche di trovare il fenomeno di turno, perché è vero che cerca di accoppiarti con il livello simile, però può anche essere che magari questa cosa, non trovando avversari, non ci sia. E quindi io rischio di prendere una ciabattata a mezza via, però ci sono alcuni giocatori che non sono male, pur avendo un over 77, che non è un over per un difensore, però ha delle caratteristiche tipo componente difensivo, recupero palla, aggressività, interessanti. Quindi alcune volte sarebbe anche da portarli avanti, come fece l'anno scorso con Mediano. Qui aumenti troppo familiarità, ragazzi. Allora, io
Lo faccio un altro così siamo sotto, va bene, non ci interessa. Ci interessa il giusto. Ora non ce le regalano più per un po' alle monetine. Vedete però qui è difficile. Sì. Ora comincia a darci le palle bianche. Però sempre il bacio del Bright Weight. Non so se si pronuncia così. È una punta senza palla. Io direi un'altra cosa. Ora ormai le guardo tutti. Resistenza, velocità 85, non è male. Ovviamente controllo palla, offensivo. Per una punta 76 è un po' pochino lui. Ecco, forse vuoi, questa è una pippa. Però è senza palla. Attenzione, proprio resistenza senza palla. A un'altra cosa. Allora, io direi di prendiamoci uno di questi per staccare un pochino, per staccare un po', che insomma se ne è cominciato bene con il giro delle monetine, poi se ne fa un'altra e poi basta. Oh, via, un'altra palla oro. Boli o Boli, non c'è l'accento. Un difensore centrale, un incontrista, non è male. Poi me ne devo ricordare. Voglio far crescere qualche giocatore che non è palla nera. Vediamo un po' le caratteristiche. Velocità niente, però sai, contatto fisico 92, recupero palla 82, 83, aggressività, resistenza 80. Nel nostro schema, mamma mia, 46. Non ci si trova proprio. Non posso portare avanti uno così. Allora. Ma avevo detto che leggevo per il contenuto, ma mai, dai, siamo a 20 minuti di video, tanto ieri non ho posto nessun video, ragazzi, ho avuto grossi problemi, grossi, insomma, ho fatto tardissimo al lavoro, non sono riuscito a postare niente, quindi oggi si fa un video un po' più lungo. Ovviamente, un altro giocatore, Remy, club attuale Rizespor, Super League, va. Questi dettagli del giocatore... Ah, questo poco o nulla, questo si trasforma, via, converti, via, convertito, sì, questo. Allora siamo al 901, via, dai col singlos, vai col tango, vediamo se viene fuori. E no, quando fa così Ci pensa, se poi glielo do, non glielo do. Ah, ma dammelo e falla finita. Si cresce. Chi è questo? Junior! E là! Ma che baffo! Terzino mattatore, terzino sinistro. Tutti i giocatori... Ma giocano nel Barcellona, siamo sicuri? Boh. Andiamola a vedere. 86-79. Ma va bene. Supportatemi. Sembra che sopportatemi altri 10 minuti. E la questo sa vuol dire? Tutto questo asino per darmi una palla bianca. Frontale extra. È un po' se forte. Wow, sto biondino. Un pare Nedved da giovane. Allora. 76. Una frontale extra. Velocità. Resistenza pochissimo. Quello difensivo. La pippa. Aggressività. Niente, via. Via. Convertiamolo. Via l'ultimo, ragazzi, poi basta, perché tanto quelle volume viene fuori. Allora, tanto ve l'avevo detto qual era. Era Puyol. Io volevo Puyol. E invece questo chi è? Della Roma. Zaniolo. Zaniolo non è malaccio, eh? È un trequartista.
21 anni, giovane. Zaniolo, non so se c'è anche palla nera. Vediamo un po' le caratteristiche. Velocità, resistenza, ovviamente è un attaccante, quindi giocatore chiave. A centrocampo potrebbe giocare. Non so quanto ha di over, è il nostro 85, vedi? Potrebbe giocare sulla destra, sulla sinistra. Va bene, dai. Zaniolo lo alleniamo. Allora, 700. A me 701, paga con le monete. Guarda, da 1500. Quante l'ho spese? Una marea l'ho spese. Poi basta, eh? Poi. Oh! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Da vedere. Tanto non è Puyol, sono sicuro. Non è Puyol, però dal fisico mi sembra lui. E lui mi sembra lui. E vai! Come un bimbo scemo delle. Oh! E ora si può anche far fare. Ma è brutto, eh? Ma no! Com'è brutto! Però, ragazzi, è quello che volevo. Questo è la ghignarola, mi si dice dalle mie parti, che deve essere presente in tutte le squadre. Quindi, capello così alla ex drogati, tempi anni 90 drogati, c'avevano quei capelli lì, ora magari mi scrivete un mente, cazzo dici, beh, però è per ruzzare. Però, ragazzi, il buon Puyol fa parte del Team PG e ora non ce n'è più nessuno. Ovviamente lo proviamo subito, ora facciamo subito match day. Non so se però lui, andiamo un po' a vedere come gioca con. Fatto un casino, ragazzi, però è il giocatore che volevo. Ho speso un po' di monetine, però su tutta la roba regalata. Allora, velocità, non lo guardo. Resistenza, non è molto. Però di comportamento difensivo 91. Recupero palla 94. Questo è una ignorantone. Aggressività 98. Questo io tutte le volte che lo trovo contro non faccio vita. Allora, si appiccica o al Cristiano Ronaldo di turno, o oppure nel caso in cui non gioca Ronaldo c'è Van Basten, non fanno pè, cioè non toccano palla. Quindi sono molto contento del buon Puglia. Abbiamo preso due, su 3-2. Sinceramente l'altro non mi interessa, quindi vado avanti. Vai, ora non c'è più scuse, la squadra per me è completa. Poi magari, giusto per giocare un po', così si può girare altre cose. Scusate, l'emozione. Ragazzi, io direi, la squadra, vediamo subito come possiamo organizzare la squadra. Questa era la squadra che avevamo. Innanzitutto io la voglio giocare con tre incontristi, così non sento discorsi. Allora, lui è sviluppo, ma lui è un e niente. Via, mettiamocelo subito. Allora, giochiamo. Questo cos'è? Incontrista. Vai, mettilo qui. Poi qui, Puyol. Vai, nel mezzo. E poi qui, possiamo anche fare così, guarda. Così. E qui ci si mette al suo posto un altro Max. Questo chi è lui? Sviluppo. No, sviluppo non lo voglio. Iniesta, giocatore chiave, 90. Un altro maxato, Chiellini, vedete chi è? Vabbè, tre ghignarole in difesa. Poi mettiamoci a posto di lui. Mettiamoci subito. L'unica cosa. Addio, si è scoppiato. Si è scoppiato. Scoppiato qualcosa. Una botta, ragazzi, poi andrò a vedere. Qui mettiamoci Rijkaard. Stiamo cercando di costruire, poi loro si lasciano così, poi e portiere a scelta, quindi questa potrebbe essere la 94, perché lui è 80, questo 99, questo è 68, però gli diamo, siccome ce l'abbiamo, aumento dello spirito di squadra, quindi con gli allenamenti e avremo una grande squadra. Ora, ovviamente poi la dovrò un pochino mettere a posto, vediamo un attimino, però questa sarà la squadra che affronterò. Con quale affronterò? Vi affronterò se vi trovo. Io direi di salutarci qui. Ragazzi, se volete, questo è una cosa che alcuni hanno già percepito, io ho già fatto qualche partita, un paio mi sembra, con Gabriele e l'ho postato sul canale. Chi ha piacere di fare qualche partita contro di me, magari autorizzandomi a poi trasmetterla sul canale, me lo dica, mi lascia.
e ci troviamo d'accordo, ovviamente Xbox, ci troviamo d'accordo, ovviamente nel rispetto delle cose, quindi se dovete giocare facendo melina o lancio lungo per la punta, ve lo dico già, io poi non ci gioco più con voi, però per divertirsi, ragazzi, io vi saluto e vi auguro una buona serata e ci vediamo per quanto riguarda i giovedì di PES la settimana prossima, mentre per lunedì ci divertiremo per vedere la settimana che verrà, anche se abbiamo già visto più o meno che noi faremo poco o niente. Domani invece, dopodomani anzi, vi invito a guardare sempre Tiro al PES il continuo della Master League con Vicenza, per vedere appunto come la squadra vicentina si districa o districa nel campionato di Serie B italiana. Ciao ragazzi!